Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questa conferenza dal titolo Studiare il passato per comprendere il presente, l'archeologia come scienza globale. Innanzitutto mi presento, sono Nicola e sono un membro di WeScience, che è il gruppo dei giovani di Bergamo Scienza che si occupa della divulgazione scientifica. Insieme al gruppo di WeScience abbiamo voluto proporre una conferenza sul tema dell'archeologia perché volevamo scoprire insieme a tutti voi che cosa c'è dietro questa disciplina della scienza che per molti risulta ancora difficile da capire e soprattutto da apprezzare. Infatti, sentendo la parola archeologia, probabilmente la prima parola che ci viene in mente è una visita in un museo dove ci sono esposti una serie sterminata di monete, pezzi di coccio, frammenti di gioielli, eccetera. Tutti oggetti che hanno un grande valore, ma che se presi singolarmente non riescono a dirci molto sul passato. Cosa serve infatti studiare una moneta o una spilla per capelli o una boccetta per tenere l'olio? Quello che però spesso dimentichiamo è che prendendo tutti questi frammenti e mettendoli insieme siamo in grado di ricostruire, pezzo dopo pezzo, molti aspetti fondamentali delle società che ci hanno preceduto. Infatti, attraverso l'utilizzo di molte discipline scientifiche, tra cui la fisica, la biologia, la chimica, ma anche le scienze umane e sociali, gli archeologi e gli studiosi sono in grado di ricostruire molte informazioni sulla vita nel passato. In particolare, ricostruendo aspetti come le abitudini quotidiane, l'economia, la cultura, la politica e anche la religione, siamo in grado di capire e studiare l'evoluzione delle società del passato e soprattutto comprendere le ragioni che hanno portato al loro declino. Partendo infatti da semplici frammenti come gli oggetti usati dalle donne per curare il loro aspetto, è possibile ottenere informazioni molto importanti sul loro ruolo nelle società e di come esso sia cambiato nel tempo. Un esempio particolarmente eclatante è quello del sito archeologico di Pompei, dove grazie alla capacità di conservazione della cenere vulcanica si è riusciti a fermare il tempo, immortalando così edifici, oggetti e anche persone e conservando moltissime informazioni che altrimenti sarebbero andate perse. Sono stati per esempio rinvenuti dei manifesti elettorali dell'epoca sui muri esterni delle case con delle scritte di candidati e anche slogan, fornendo così informazioni inestimabili sullo svolgimento dell'attività politica ai tempi dei Romani. Ad accompagnarci in questo viaggio nella storia abbiamo con noi oggi Marcella Frangipane, archeologa di origine palermitana e professoressa ordinaria di preistoria e protostoria del vicino Oriente all'Università della Sapienza di Roma. È membro di alcune importanti associazioni, tra cui l'Accademia Nazionale dei Lincei, dell'Istituto Archeologico di Berlino e della National Academy of Sciences, un'associazione statunitense di cui è stata la prima italiana a diventare membro. La professoressa è inoltre autrice di 180 pubblicazioni e ha condotto ricerche sul campo sia in Italia, ma anche in Messico, in Egitto e in Turchia, dove ha diretto gli scavi a, mi scuso per la pronuncia del nome, Arslantepe Malataya dal 1990 al 2019. La sua ricerca si interessa di temi quali la nascita e i primi sviluppi delle società gerarchiche, dell'avvento delle economie centralizzate, delle burocrazie e della nascita degli stati antichi nelle regioni della Mesopotamia e dell'Anatolia. Studiare le civiltà di un passato così lontano può sembrarci un'attività fine a se stessa, ma se è vero che coloro che non ricordano il passato sono condannati a ripeterlo, come scrisse il filosofo spagnolo Jorge Santayana, allora non c'è modo migliore di evitare gli errori del passato se non quello di studiarlo e applicare gli insegnamenti anche al nostro presente. È solo tramite lo studio della nostra storia, infatti, che possiamo ricondurre i cambiamenti delle nostre società ad eventi simili già avvenuti nel passato e provare così ad evitare di incorrere negli stessi errori. Lascio quindi la parola alla professoressa Frangipane, augurando a tutti voi una buona conferenza e soprattutto una buona permanenza a Bergamo Scienza. Grazie. Naturalmente non posso non ringraziare gli organizzatori di Bergamo Scienza per questo invito, non solo perché è una sede prestigiosa e un posto dove, diciamo, parlare di scienza è un privilegio, ma soprattutto perché, come ha detto prima Nicola, giusto? Mi dà l'occasione per parlare a un pubblico più vasto di quello che di solito è il nostro interlocutore, di cosa è l'archeologia e in che senso e in che modo l'archeologia è una scienza.
perché, come diceva lui, spesso quando io mi sono trovata molte volte a incontrare persone: che mestiere fai? Ah, sono archeologa. Bello, interessante. Questa è la risposta automatica, ma non sanno perché è interessante. Quindi questo, diciamo, spero di riuscire in un tempo relativamente breve a darvi una minima idea di quello che è il lavoro dell'archeologo e soprattutto del perché questo lavoro appunto non è fine a se stesso, ma ci aiuta a capire processi e fenomeni che ci riguardano, guardandoli nella loro origine, nel momento in cui si formano. Quindi la prima domanda è: l'archeologia è una scienza? Sì. E se sì, che tipo di scienza? Allora, ci sono tre domande fondamentali che dobbiamo farci, cioè: uno, qual è l'oggetto della ricerca, quali sono le finalità della ricerca e qual è la specificità dei suoi metodi, per cui è una scienza, diciamo, in qualche modo autonoma da altre scienze. L'oggetto della ricerca sono i resti materiali della vita delle popolazioni scomparse. Quindi resti materiali significa tante cose diverse, in forma frammentaria, perché è quello che resta, quello che si conserva, quindi da tutto ciò che è il frutto del lavoro umano, quindi oggetti, materie prime per fare questi oggetti, gli stessi edifici, le costruzioni architettoniche e così via, i resti organici preservati, che sono sia cose che sono anche loro frutto dell'elaborazione dell'uso umano, quindi il cibo, tutto quello che riguarda il cibo, l'alimentazione, o anche i legni, per esempio, usati come materiali da costruzione, come combustibile, e così via, e sia anche alcuni resti che sono presenti in quei contesti di vita, che non riguardano direttamente l'uomo, ma che per noi ci aprono, diciamo, una porta verso quello che era l'ambiente, l'ambientazione. Quindi pensate ai pollini, per esempio, no? Che ci consentono di studiare il paleoclima, la vegetazione antica e così via. Cioè tutto questo però è in frammenti, no? E c'è questo bellissimo libro di Child che si intitola in inglese Piecing Together the Past, cioè mettere insieme i pezzi, i frammenti del passato. Le finalità. L'obiettivo, quindi, proprio per la sua natura di scienza che lavora su frammenti, quindi su molte mancanze, molti buchi nella documentazione, questo consente e rende al tempo stesso necessario di ricostruire globalmente le società del passato, cioè di avere è globale, la scienza archeologica è globale anche come oggetto, cioè noi ricostruiamo, come accennava prima Nicola, l'economia, le relazioni sociali, la vita quotidiana, la religione, le ideologie e così via. Perché lo possiamo fare? Naturalmente, quando c'è davanti milioni di documenti, questo non è possibile, e quindi questo ha dato luogo alla specializzazione delle diverse scienze, anche umane, no? L'economia, la sociologia e così via. Noi invece dobbiamo fare tutto, in qualche modo dobbiamo fare tutto, perché per comprendere dobbiamo collegare le cose. Quindi, che significa questo? Prima di tutto, che tipo di scienza è l'archeologia? L'archeologia è una scienza storica, nel senso che ricostruisce la storia del passato in senso globale. E per ricomporre questo mosaico fatto appunto di frammenti ha bisogno di metodi particolari e soprattutto di due cose che io ho indicato qui, cioè le strategie di ricerca che devono essere appropriate ad ogni singolo caso e devono essere rigorose nel recupero dei materiali e nella loro documentazione, perché se noi perdiamo qualcosa oltre a quello che già abbiamo perso perché non c'è più,
non riusciamo più a ricomporre niente. Quindi il rigore, la precisione nel recupero dei dati è un tratto fondamentale. E l'altro è quello per cui è anche uno dei motivi principali per cui l'archeologia è scienza globale, cioè la collaborazione con molte altre scienze che ci devono dare il supporto per interpretare materiali di diversa natura. Quindi da una parte l'archeologia ha obiettivi propri, cioè questa ricostruzione globale non è comune, e anche metodi scientifici, e l'interdisciplinarietà fa parte integrante di questi metodi scientifici, perché non è un optional, non è una cosa che si può fare o si può non fare. La relazione strutturale, l'interazione costante con molte altre discipline è parte integrante del metodo. E questo cambia non solo i risultati dell'archeologia, ma cambia anche le altre scienze, come vedremo. Cioè sono nate in questi ultimi decenni specializzazioni in vari campi che non c'erano prima, che sono nati proprio da questo cambio di obiettivo. Cioè la genetica, pensate, la ricostruzione del DNA antico o il lavoro sugli isotopi stabili fatti sul materiale vegetale o sulle ossa, che permette di vedere cose, ricostruire cose del passato scomparse. Questo ha cambiato anche queste scienze. Quindi tutto questo però a che cosa ci porta? Perché questo è l'altro punto del titolo, cioè studiare il passato per comprendere il presente. Perché questa ricomposizione globale è quello che ci consente di ricostruire processi e dinamiche e fenomeni che sono stati fondativi di quello che noi oggi siamo. Cioè non è irrilevante capire come è nato lo Stato, capire perché in certi casi è andato in un modo, in certi casi in un altro, in certi casi è fallito, come sono nate le disuguaglianze, perché le società non sono state sempre disuguali. Come è nata la famiglia? Perché voi ancora oggi sentite parlare di famiglia naturale. La famiglia naturale non esiste. Non esiste. La famiglia è cultura. La famiglia sono scelte precise che ogni società ha fatto di organizzarsi in un dato modo per rispondere ai propri bisogni e alle proprie condizioni di quel momento. Quindi capire tutto questo, studiarlo nel momento in cui è avvenuto, ci apre degli orizzonti assolutamente fondamentali per parlare di noi. Allora, qui faccio una brevissima carrellata, ma proprio estremamente sintetica, perché ovviamente non intendo minimamente fare una storia degli studi qua, ma volevo segnalare alcune cose che sono state fondamentali. Cioè, prima di tutto, gli studi di Gordon Child in Inghilterra, lui era australiano ma lavorava a Londra, che negli anni 50 ha posto le basi per, diciamo così, fondare in qualche modo l'archeologia e la ricerca archeologica come disciplina scientifica. Cioè Gordon Child, parlando appunto, ha fatto delle ricostruzioni di carattere generale, ha parlato di rivoluzione neolitica, cioè la rivoluzione che porta gli uomini a produrre il proprio cibo e non essere più predatori della natura, la rivoluzione urbana, la nascita delle città, e quindi dello Stato, la nascita della specializzazione del lavoro. Lui per la prima volta ha parlato di tutto questo in un quadro di ricostruzione ampia e globale delle società. E poi c'è stato l'altro salto di qualità che è venuto un po' dopo, negli anni 60-70 negli Stati Uniti, con la cosiddetta New Archaeology americana, dove si sono unite due tradizioni, cioè la tradizione degli studi archeologici, che era abbastanza nuova in quel momento negli Stati Uniti, con una loro invece tradizione più radicata e più profonda, che era quella degli studi antropologici. Questo è stato un passaggio, dal mio punto di vista, fondamentale, perché ha fatto capire come l'archeologia è anche una scienza antropologica, nel senso che studia i fenomeni, studia le cause dei fenomeni, i modi in cui sono avvenuti, le dinamiche in cui sono avvenuti. E facendo questo si sono aperte tanti canali di analisi, dagli studi sulle società come sistemi, per esempio. Noi oggi sentiamo parlare di,
di sistemi, no? Come insiemi, come network di relazioni. Questa cosa è nata per l'archeologia negli anni 70, oppure l'ecologia culturale cosiddetta, cioè per la prima volta si comincia a guardare il rapporto tra l'uomo e la natura come un rapporto interattivo, in cui è un processo di adattamento, ma è un processo di adattamento in cui sono attive entrambe le parti, nel senso che la natura risponde agli stimoli degli interventi umani creando nuove realtà e nuove trasformazioni, e l'uomo si adatta a queste trasformazioni cercando di modificarle a suo vantaggio. Quindi è un campo di studi che oggi, per esempio, capire queste cose, quando noi parliamo di cambiamenti climatici, non è la prima volta che ci sono dei cambiamenti climatici in questo momento storico. Naturalmente è la prima volta che avvengono in questa forma devastante, perché è rapida, perché è velocissima. Nel passato sono stati processi lenti e quindi l'uomo ha avuto la possibilità di adattarsi, di cambiare, di trovare delle soluzioni che noi oggi non riusciamo a trovare. Però anche guardare a tutto questo aiuta moltissimo. Quindi l'archeologia è al tempo stesso una scienza storica, abbiamo detto, perché studia le società nel tempo, nel percorso temporale, ed è antropologica perché studia i processi, studia gli sviluppi di queste società e quindi ci permette, come abbiamo detto, di riflettere su noi stessi e anche di pensare un po' al nostro futuro, di capire e cercare di domandarci come e cosa, che strada possiamo prendere. Importante in Europa è stata, sono stati gli studi storici della famosa scuola delle Annales in Francia, perché hanno avuto un approccio alla storia, allo studio della storia, in qualche modo nuovo, ma soprattutto molto interessante per noi archeologi. Cioè la storia come storia profonda. Questo io ho riportato qui questa bellissima frase di Braudel, perché è una specie di, così, di per me è un punto di riferimento, insomma, ogni volta, no? Cioè la storia non è solo narrazione di eventi che riflettono la superficie, ma deve essere storia profonda, cioè la storia dell'uomo nella società. La storia è spiegazione e non solo analizza la vita di alcuni individui e alcune comunità, ma attraverso la ricerca sulle loro azioni quotidiane e su ciò che accadde loro, analizza la vita collettiva di tutti gli uomini. La sua principale finalità non è tanto la narrazione del passato, quanto la conoscenza dell'uomo. Questo punto è fondamentale per tutto quello che vi ho cercato di dirvi prima. Quindi indagare un sito archeologico significa cercare di indagare tutto questo attraverso i resti materiali di questi processi che sono rimasti in quel sito archeologico. Quindi il sito come traccia materiale di eventi storici e di fenomeni di carattere antropologico. E di indagarli nel tempo, perché in genere un sito archeologico ha una durata. Il sito che vi mostrerò, dove ho lavorato per tanti anni, è un cosiddetto tell, cioè una stratificazione continua per millenni di abitati uno sull'altro. Quindi noi abbiamo anche questa dimensione che è una ricchezza in più rispetto all'antropologia pura e semplice, l'antropologia culturale, perché noi abbiamo la dimensione tempo, cioè il modo in cui le cose si sono evolute e sono cambiate. E dice, quindi, come abbiamo detto, fenomeni cruciali come la nascita dello Stato, la nascita delle città, le scelte di politica economica, i contatti culturali, le migrazioni, che anche quelle non avvengono per la prima volta, i popoli si sono sempre spostati, in certi periodi di più, in certi periodi di meno, per ragioni diverse, e il modo in cui, diciamo così, le società riceventi reagiscono all'arrivo di nuovi componenti è stato determinante per il successo o per l'insuccesso di quelle società. Cioè l'integrazione ha portato sviluppo. La non integrazione e il rifiuto dell'altro spesso ha portato collasso. Quindi anche questo è un insegnamento importante, ma appunto la storia insegna? Questa è un'altra delle domande che solitamente si fanno. Sì, la storia insegna,
ma non nel senso che si ripete, non si ripete mai uguale a se stessa, ma come ho riportato in questa bellissima frase che invece è di un romanzo di Margaret Atwood, la storia non si ripete ma fa rima con se stessa, cioè richiama, no? Però l'archeologia non è storia in tutti i sensi, cioè l'archeologia si distingue dalla storia perché ha appunto un oggetto specifico, un po' diverso, appunto abbiamo detto globale, ma soprattutto nei metodi e nelle procedure che sono dovute all'oggetto, cioè l'oggetto sono frammenti materiali della vita che sono involontari, cioè quello che è rimasto per caso, possiamo dire, perché c'è stato un incendio che ha distrutto tutto, alcune cose sono rimaste sul pavimento, oppure c'è stato un abbandono e quindi tutto è scomparso, quindi non volutamente lasciati lì dagli attori di quelle vicende. Mentre la storia, storia che lavora sui documenti, spesso deve fare un'altra operazione, che è quella di filtrare, di interpretare i documenti, che spesso sono propaganda, sono distinguere quello che è, quello che si è voluto dire, lasciare di sé rispetto a quello che realmente era. Quindi è anche il processo proprio mentale è molto diverso. Allora, procedure basilari nel caso dell'archeologia sono appunto quel rigore di cui vi parlavo, quindi distinguere le fasi. Distinguere le fasi significa anche le fasi di dettaglio, per esempio i momenti costruttivi e ricostruttivi degli edifici, distinguere un pavimento dall'altro, distinguere nelle sequenze stratigrafiche, quindi nella sovrapposizione degli strati, non solo quale strato sta sotto e quale sta sopra, quindi solo guardare la verticalità della sovrapposizione, ma guardare la natura di quegli strati, perché alcuni strati sono materiali che sono rimasti in situ a causa di una distruzione violenta e sono sul pavimento schiacciati dai crolli ed erano le cose che stavano lì. Altri materiali che sono nei crolli e che potrebbero essere venuti da un piano superiore e altri ancora che sono strati di riempimento artificiale fatti dopo la distruzione di quell'edificio per livellare e ricostruire sopra. Allora in quel caso il contenuto di quello strato non appartiene all'edificio. Queste distinzioni sono fondamentali per non creare confusioni. Oppure distinguere quello che è una sequenza di strati che sono tanti uno sull'altro, ma che si sono accumulati in un tempo breve, come può essere l'accumulo di rifiuti in un pozzetto, in un deposito come questo che poi vedremo, cioè accumuli di rifiuti gettati volutamente e volontariamente uno dopo l'altro in un tempo relativamente limitato. E poi i materiali sui pavimenti. Questo è un caso dello scavo di Atlantepé, appunto, dove io ho lavorato 45 anni in realtà e che ho diretto come scavo per più di 30, in cui vedete i materiali che si trovano sui pavimenti, si lasciano sui pavimenti, non si prendono, perché devono essere documentati, devono essere posizionati, numerati tutti i frammenti, perché così ho la posizione di ogni singolo frammento, e poi al restauro si devono rimontare questi pezzi. E quando si rimontano, io dal numero dei frammenti e da dove stavano, posso ricostruire, certo approssimativamente, la posizione originaria di quei vasi, no? Questi sono vasi ricostruiti, e appunto una volta c'è stata una frase che mi è rimasta impressa da parte di una persona a un convegno in cui ci ha detto: ah, come siete fortunati che trovate i vasi interi. Noi non li troviamo interi, i vasi diventano interi dopo un lavoro lungo e complesso. E la posizione, come vedete in quell'immagine a destra, il riposizionamento, ovviamente con uno scarto di alcuni centimetri o non si sa esattamente, delle cose che stavano su quel pavimento. E questo ci consente di ricostruire la funzione delle cose. Quindi questa è una ricostruzione di uno dei magazzini in cui noi abbiamo ipotizzato che al piano superiore ci fossero quei cestini che voi vedete che sono pieni di impressioni di sigillo, perché erano negli strati che erano gli strati di crollo, appunto, non strati post-deposizionali, e poi tutto quello che era sul pavimento. E si possono quindi ricostruire anche i secondi piani e le posizioni degli oggetti nei secondi piani.
L'altro elemento, che qui entriamo nel merito della interdisciplinarità con le scienze naturali, sono tutti i reperti di natura organica, quindi semi, legni, quindi tutti i reperti vegetali che ci consentono di ricostruire il paleoambiente, di ricostruire le pratiche agricole, le tecniche costruttive, perché per esempio qui vedete in questa immagine, forse non si legge bene, ma ognuno dei legni trovati su quel pavimento sono stati identificati dai paleobotanici e poi datati al radiocarbonio. Quindi abbiamo le date di questi legni e abbiamo l'essenza, diciamo, dei legni. Oppure altri oggetti, minerali, scorie, oggetti quindi legati alle attività metallurgiche, le ossa animali. In quel caso che vedete a destra è stata interpretata come una stalla, perché c'era una mucca intera. In altri casi invece sono rifiuti di pasti, quindi bisogna vedere dove stavano quelle cose e come si ricompongono i corpi, diciamo, di questi animali. Ma accanto agli studi classici, che si fanno ormai da molti anni, di archeobotanica per esempio, quindi lo studio dei pollini, l'identificazione dei semi carbonizzati, l'identificazione dei legni, ci sono anche studi nuovi, innovativi, che sono ormai affermati ma da non moltissimi anni. E tra questi lo studio degli cosiddetti isotopi stabili, che possono essere effettuati, questa analisi può essere effettuata sui resti vegetali e sulle ossa, sia animali che umane. Allora, sui resti vegetali ci consentono di stabilire il clima, cioè si vede per esempio l'assorbimento dell'acqua, quanto pioveva. E nel caso di legni con più anelli di crescita dell'albero, ci consente di dire quanto pioveva quell'anno, quanto l'anno dopo e quanto l'anno dopo ancora, cioè la stabilità del clima. E poi ci consentono anche di ritrovare i residui alimentari non gli isotopi stabili, ma lo studio chimico, di chimica organica, dei residui intrappolati nella ceramica, per esempio. Noi non lo vediamo, non vediamo niente, è apparentemente vuoto e pulito, ma alcune molecole sono rimaste intrappolate nell'argilla, penetrate, soprattutto se sono liquidi, e quindi poi si può riconoscere se c'era vino, se c'era olio, se c'era materiale tipo farine, eccetera. Quindi ti dà anche la possibilità di riconoscere cose che non si vedono più. Sugli animali e sulle ossa umane, gli studi sugli isotopi stabili ti consentono di ricostruire le diete, cosa mangiavano. E le diete, per gli uomini va bene, è ovvio, no? È l'importanza di capire cosa mangiavano, ma anche per gli animali, perché questo ci dà delle indicazioni sui movimenti, per esempio, delle greggi, come si sono spostate, da dove sono venute, perché anche si riconosce il tipo di la caratteristica chimica dell'acqua che bevevano, che in genere è abbastanza simile all'acqua che si trova ancora oggi nelle sorgenti di quella zona, quindi si può paragonare. E per quanto riguarda appunto questa cosa dei movimenti animali, questo viene e anche umani naturalmente, viene supportata anche dagli studi genetici, quindi dallo studio del DNA antico, sia nelle ossa degli animali che nelle ossa umane, che ci consentono di vedere parentele, quindi vicinanza genetica tra individui, vicinanza o non vicinanza genetica tra popolazioni ed eventuali connessioni con popolazioni lontane. Quindi, come dicevo, questo tipo di studi ha fatto sviluppare dei campi di ricerca anche nelle altre discipline, quindi è stato un beneficio reciproco anche per le altre scienze, no? Quindi abbiamo la nascita di vari laboratori in Europa. Ma la cosa importante che voglio qui sottolineare è che, come si accennava all'inizio, l'importanza della relazione è relazione anche con le scienze, le altre scienze umane e sociali. Per questo è globale il rapporto di collaborazione dell'archeologia. Noi non possiamo fare a meno di comunicare e di parlare con gli economisti, con gli etnologi, con i sociologi, con gli storici ovviamente, e di avere uno scambio e di confrontarci sulle cose che via via cerchiamo di ricostruire. Questi sono alcuni esempi solamente di come sono fioriti gli studi sulle economie antiche,
E ovviamente uno dei pionieri in questo caso è stato Polanyi, quindi la cosiddetta scuola sostantivista in economia, che per primo ha riconosciuto che le economie antiche precapitaliste e premercantili avevano caratteristiche diverse e distintive dalle economie moderne e quindi non andavano trattate nello stesso modo, non andavano studiate nello stesso modo. E lui per esempio ha evidenziato l'importanza, che per noi è stata fondamentale, per me, per i miei studi è stata fondamentale, riconoscere le dinamiche di centralizzazione dell'economia e redistribuzione nei primi stati, nelle prime forme politiche centralizzate, dove questi leader nascenti, diciamo, iniziali, imponevano un certo loro potere sull'economia primaria, accumulando beni primari, alimenti, che poi andavano redistribuiti, perché questi alimenti non si possono conservare. E allora questo mette in gioco il concetto stesso di ricchezza. Noi quando parliamo di ricchezza pensiamo ai soldi, pensiamo a oggetti sontuosi, ma non è così. La ricchezza in quelle fasi era il cibo, cioè era il sostentamento delle persone, la sicurezza dell'alimentazione. Quindi questo significava accumulare prodotti alimentari, significava avere in mano la vita delle persone e il lavoro umano. Perché questi campi da coltivare, gli animali da portare con la pastorizia in giro da allevare, necessitavano di lavoro umano. Quindi in questo modo si è messo in moto un meccanismo che era quasi, diciamo, pre-imprenditoriale, possiamo chiamarlo così, cioè nel senso che queste elite politiche controllavano la produzione primaria, accumulavano cibo e poi lo redistribuivano in cambio di lavoro. Quindi era un modo di far circolare i prodotti, di creare una sensazione di dipendenza da parte delle persone da loro, perché per vivere avevano bisogno di loro, e quindi creare una relazione politica di grande forza e di grande potere su una base che era quella appunto della circolazione e della produzione del cosiddetto surplus, cioè un'eccedenza alimentare, cioè produrre non solo per mangiare immediatamente, ma per accumulare, per poi riutilizzare questo cibo sia nello scambio, per scambiarlo con altri prodotti, sia appunto nel controllo della gente, del lavoro della gente. Quindi sono meccanismi fondamentali e fondanti. Infatti questo è un libro che abbiamo fatto noi nel 2010, ricostruendo dallo scavo nostro proprio questo sistema di centralizzazione dell'economia in uno dei più antichi stati conosciuti, diciamo, nel mondo mesopotamico e perimesopotamico. L'altra cosa è la nascita delle disuguaglianze e del potere politico, anche su quello sono nati tanti studi. L'urbanizzazione, la nascita delle città, anche quello, la città noi la diamo per scontata, ma la città non c'è sempre stata, e l'introduzione della città comporta dei cambiamenti strutturali profondi nella vita economica, nella vita sociale, nelle relazioni politiche. La città dà stabilità agli stati nascenti, cioè al potere politico centrale, perché crea dipendenza tra le persone che vivono in città, che non sono più autonome. Noi non potremmo più vivere senza l'apporto di tutti gli altri con cui andiamo al negozio, compriamo le cose, poi diamo le nostre cose a qualcun altro e così via, no? Cioè crea un'interdipendenza strutturale di cui non si può più fare a meno. Quindi sono sistemi irreversibili, cioè una volta che si innesca questo meccanismo è difficilissimo tornare indietro, a meno che non ci sia una catastrofe. Allora, brevemente cerco di dirvi in che modo, con questi metodi e con questo modo di procedere, abbiamo ricostruito alcune cose fondamentali nelle nostre ricerche ad Aslantepe Malatya, nella Turchia orientale. Questo è un cosiddetto tel, cioè un sito, questa collina che voi vedete è tutta artificiale, cioè non è naturale, nasce dalla sovrapposizione di tanti livelli costruttivi uno sull'altro. E questo è possibile nel Vicino Oriente, è molto frequente, perché le costruzioni erano di terra, cioè la cosiddetta terra cruda, mattoni crudi. Quindi quando crollavano questi edifici, la cosa più conveniente non era spazzare via e pulire e ricostruire, ma era riempire e ricostruire.
si faceva prima buttare altra terra e colmare e ricostruire sopra, ecco perché nascono le colline. Allora, Atlante Peak ha delle caratteristiche che sono state fondamentali per il suo riconoscimento come patrimonio dell'umanità UNESCO, che è avvenuto recentemente nel 2021, dopo un lungo processo, ovviamente, di, come sapete, questi sono processi lunghi, però abbiamo avuto la soddisfazione di vederlo riconosciuto immediatamente alla prima presentazione nell'assemblea plenaria dell'UNESCO per alcuni criteri fondamentali. Uno di questi criteri è il fatto che Atlante Peak, trovandosi in un'area di confine sia culturale che geografico, riflette non solo la sua storia, che è lunga di millenni, ma la storia delle civiltà vicine, perché con quelle civiltà ha interagito in vario modo, in diverse epoche, a volte di più, a volte di meno, creando appunto una rete di relazioni che riflettono anche quello che è avvenuto nei mondi vicini. La cosa più importante ovviamente è, come dicevo prima, lo scavo, cioè il rigore e le strategie di scavo. Cioè, se vogliamo ricostruire la storia, se vogliamo veramente ricostruire queste cose importanti che abbiamo detto, non possiamo scavare con trincee o con sondaggi profondi, perché quello non ci permette di capire nulla. Abbiamo bisogno, naturalmente, l'estensione varia a seconda del tipo di siti. È chiaro che in un sito paleolitico mi comporterò in un modo, in un sito proturbano in un altro, ma in generale la cosa importante è combinare scavo estensivo, quindi su superfici più ampie possibili, e stratigrafico, cioè distinguere i livelli ma capire che cosa c'era, no? Quindi questo è stato possibile grazie ai tempi lunghi. Noi abbiamo avuto il sostegno della Sapienza per moltissimi anni e anche del Ministero degli Affari Esteri, e siamo riusciti ad andare avanti per più di 60 anni in questo sito. E adesso noi possiamo dire tutte le cose che io vi sintetizzerò al massimo in pochi minuti, ma che sono stati un lavoro lunghissimo di decenni, perché le aree scavate sono quelle che vedete colorate rispetto al sito, certo non è la totalità, ma sono aree molto ampie, dove peraltro ci sono sequenze, in ognuna di queste aree sequenze molto lunghe. Ecco, questa è una sintesi dei periodi storici presenti nel sito, che vanno almeno dal quinto millennio avanti Cristo, ma sappiamo che ci sono livelli più antichi sotto, fino all'età bizantina e tardoromana e bizantina, con un piccolo intervallo subito dopo l'età del ferro. Quindi è una sequenza continua che dà proprio uno sviluppo storico incredibile. Naturalmente questo è stato possibile, anche questa precisione, grazie alle, e qui torniamo nella collaborazione con le altre scienze, alle date radiocarboniche, cioè la data del carbonio 14, un carbonio radioattivo, fatta con i colleghi fisici, no? Che conducono queste analisi in laboratori specializzati, che ci hanno consentito di avere delle datazioni molto precise, tra virgolette, naturalmente c'è sempre un range, dovute al fatto che sono tante. E siamo di nuovo alla questione del tipo di dati e della quantità di dati. Noi abbiamo più di 130 date radiocarboniche, che in confronto alla sequenza forse è poco, ma in confronto a quello che di solito succede è tanto, e ci permette di stabilire questi archi temporali in maniera abbastanza precisa. Allora, in questa sequenza, quali sono i punti fondamentali che hanno permesso anche all'UNESCO di riconoscere l'unicità o la peculiarità del sito? Qui ovviamente devo sintetizzare al massimo. Quello che si vede è che nella prima metà del quarto millennio avanti Cristo cominciamo a vedere delle élite che emergono rispetto al resto della popolazione, insediandosi in una parte del sito separata, una parte alta del Tell, mentre le case comuni stavano intorno nella periferia, quindi una separazione già significativa da un punto di vista simbolico. E su questi edifici di elite, che sono edifici grossi, con muri spessi un metro e venti, quindi probabilmente anche alti, sempre di mattoni crudi, con colonne di mattone crudo, con tracce di pittura alle pareti, questi edifici così particolari, erano però residenze, case. C'erano le cucine, c'erano i forni, c'erano case di gente altolocata, diciamo così, privilegiata. Ad un certo punto, cioè verso la fine di questo periodo, intorno al 3500, su una parte di queste residenze si costruiscono due templi in successione, prima uno e poi l'altro, cioè il tempio, che è una cosa che si copia dalla Mesopotamia.
anche la pianta è la cosiddetta pianta tripartita, che è di tipo mesopotamico. Ma i materiali non sono di tipo mesopotamico, sono locali, quindi hanno copiato il modello, perché quel modello era utile, cioè queste elite che prendevano potere sempre di più hanno trovato quel modo di esercitarlo verso la popolazione conveniente, no? Quindi attraverso cosa? La mediazione religiosa, il culto, le cerimonie. In questi templi, che io ho messo le frecce perché ci sono almeno 4 entrate sulla sala di culto principale, queste entrate significa che c'era tanta gente che partecipava a queste cerimonie, e questa tanta gente veniva nutrita con la redistribuzione. Quindi in questo tempio abbiamo trovato più di 1000 ciotole tornite fatte in serie e centinaia di cretule cosiddette, cioè impressioni di sigillo sulla creta che chiudeva i contenitori, che sigillava i contenitori. Quindi una redistribuzione amministrata, controllata dai capi religiosi. Ecco, questa è un'immagine di come abbiamo trovato le cose nel sito. Vedete tutte le ciotole capovolte che probabilmente erano cadute, erano stipate sui solai o sui piani superiori pronte per l'uso e che sono cadute giù con i crolli, le cretule. Questa è una ricostruzione di come poteva funzionare questo tempio tripartito. E a un certo punto però questo tempio, intorno al 3004, viene abbandonato, volutamente abbandonato. Non è una distruzione violenta, non c'è incendio, non c'è nulla, viene lasciato in rovina e si costruisce un'altra cosa completamente diversa, cioè c'è un passaggio epocale. Questo è quello che fa di Aslantepe un sito speciale, cioè questo passaggio epocale è perché al posto dei templi noi abbiamo adesso il primo nucleo. Abbiamo 2 edifici principali con una grande corte, un grande cortile, un corridoio che poi vedremo è tutto dipinto e decorato, che immette in questo cortile. Ma l'edificio più importante è un edificio laico, non è un edificio religioso. È bipartito, non ha più le tre file di stanze, ma soprattutto la gente non accede, non entra, resta fuori e viene accolta da una persona in autorità che probabilmente sedeva su una specie di podio e di sedile trono. Il tempio, che voi vedete, tempio B, vedete su un lato, il tempio è un tempio, cioè sono gli altari, ci sono delle evidenze di culto, ma la gente non entra, guarda fuori dalle finestre, quindi inizia un processo di esclusione. Cioè mentre prima le persone partecipavano e questo rendeva il potere stabile, forte, solido, perché la gente sentiva o pensava, si illudeva, diciamo così, di partecipare alle decisioni e alle scelte del potere. A un certo punto viene proprio messa fuori e da questo processo inizia l'espansione di questo primo nucleo in una serie di altri edifici con funzioni diverse che fanno, voi vedete la figura umana piccolina piccolina in quella prima tratto di corridoi, vi rendete conto della dimensione di questi edifici e anche della dimensione conservata, cioè i muri sono alti più di 2 metri, 2,5 metri in qualche punto, quindi si entra dentro, non è come di solito negli scavi archeologici che si guardano dall'alto, si può entrare, si può vivere quell'esperienza. Quindi cresce enormemente, diventa noi non l'abbiamo scavato tutto, è solo una parte ancora, ma sono più di 4.000 metri quadrati. In questo complesso la parte pubblica comunicava alle spalle con una parte privata. Ecco, voi vedete lì area residenziale e quelle residenze ricalcano esattamente le residenze più antiche, cioè sono sopra, costruite sopra, non uguali come planimetria, ma nello stesso luogo. Quindi le persone sono le stesse, io non credo che sia arrivata gente nuova, semplicemente hanno cambiato, hanno deciso, hanno pensato di poter fare a meno di quella mediazione che non faceva parte della loro tradizione, era una cosa emulata, acquisita, e di passare a un esercizio diretto del potere. E come vedremo non gli è andata tanto bene. Ecco, questo è l'edificio delle udienze che vi dicevo, che è enorme, i muri sono spessi quasi 2 metri, il che significa anche nel mattone crudo lo spessore corrisponde all'alzato, in cui c'è una piattaforma nella stanzetta che si apre sul cortile, con 3 gradini più alta, di fronte a cui stanno 2 piattaforme basse in linea, allineate davanti.
In questa piattaforma sono stati trovati dei legni che non sono i legni delle travi cadute dal tetto, che sono grossi e sono di altra natura, ma sono legni speciali, come vedremo fra un minuto, e sono piccoli, hanno un diametro di 8 cm, 9 cm massimo. Quindi quello era un mobile, non erano travi del tetto, era una cosa di legno, qualcosa di legno. Ecco perché abbiamo pensato a un sedile, perché data la posizione che lì probabilmente sedeva la persona in autorità per ricevere il pubblico. Ecco, il legno è un legno di ginepro, che è un legno pregiato ancora oggi, e qui di nuovo entra in gioco la paleobotanica, il modo in cui l'analisi botanica interagisce con le ricostruzioni generali e con tutto il resto dei dati. E quindi noi abbiamo questa piattaforma e con le pedane di chi andava a farsi ricevere. Il tempio invece, come abbiamo detto, diventa privato, riservato a pochi. Ci sono poche ciotole, a differenza del tempio più antico, più grandi di quelle precedenti, molti vasi e soprattutto, e qui entra in gioco l'archeozoologia, ci sono tra i resti ossei una maggioranza di bovini rispetto alle caprepecore, che invece sono prevalenti dovunque, e soprattutto bovini adulti, quindi animali grossi, grandi, che venivano macellati in questi riti, quindi un cibo di elite, diciamo così, no? Quindi riservato a pochi. Nei magazzini del palazzo è dove avviene la redistribuzione, quindi non avviene più nel tempio, ma avviene in modo laico, diciamo così, nei magazzini. I magazzini, appunto, vi ho fatto vedere già qualche immagine, erano pieni di vasi, ricostruiti appunto con un lungo lavoro di restauro, e pieni anche di, come vedremo adesso, di cretule e di ciotole. Adesso vi faccio vedere in che senso. Il materiale botanico invece all'interno dei magazzini era scarsissimo. Cioè questo materiale botanico che voi vedete qui è di altri posti, di altri luoghi del palazzo e di altri periodi. Cioè noi abbiamo tantissimi semi carbonizzati da vari livelli e da varie stanze, ma non dai magazzini, perché nei magazzini probabilmente c'era cibo elaborato. Allora, però, con i legni e con i semi si sono potuti fare questi studi, appunto, con gli isotopi stabili, riconoscendo la curva climatica che c'era ad Atlantepé nel periodo che andava dalla seconda metà del quarto millennio fino alla fine del terzo, e confrontarla con le curve climatiche di altri siti vicini. Quindi quello che si vede da questa immagine è che in quel periodo cruciale della fine del palazzo noi non abbiamo un inaridimento del clima, ma abbiamo una instabilità climatica, cioè anni piovosi e anni aridi, anni piovosi e anni aridi, no? Allora, a questo corrisponde che altri studi, sempre sugli isotopi, ma anche su altri tipi di analisi chimiche, hanno mostrato che in questo periodo, che è il periodo del palazzo, da una parte, l'immagine che vedete a sinistra, c'è instabilità, ma l'instabilità, che significa quantità di acqua contenuta in quei reperti, è diversa quella contenuta nel grano, nei semi, e quella contenuta negli alberi. Cioè gli alberi hanno meno acqua dei semi. Quindi questo fa pensare a pratiche di irrigazione. Cioè laddove c'erano i campi coltivati si portava acqua. E questo è confermato dall'altro grafico che vedete a destra, dove invece c'è un evidente aumento della concimazione dei campi in quel periodo. Quindi ci sono pratiche agricole attente ad una produzione, appunto, che doveva essere abbondante, non poteva subire problemi o crisi. Quindi qui vedete la ricostruzione della stanza del magazzino di distribuzione, in cui appunto c'erano centinaia di quelle ciotole prodotte in serie e molte cretule, quindi molte impressioni di sigillo, perché lì si avvenivano le pratiche, cioè in cui qualcuno andava, prendeva il cibo e metteva il sigillo sulla creta. Di questi sigilli, come qui ne vedete solo alcuni, ne abbiamo trovati più di 6.000 frammenti nel palazzo, e più di 200 sigilli diversi, 220 sigilli diversi, quindi 220 persone responsabili che mettono il sigillo, perché il sigillo è personale, la firma della persona, significa che non erano i funzionari del palazzo sempre a mettere il sigillo, ma le persone che andavano a prelevare.
E infatti la ricostruzione che è stata fatta poi di questo materiale, che è stato studiato attentamente rispetto anche al tipo di funzione, che cosa sigillavano, sacchi, vasi, porte dei magazzini, quindi ci sono funzionari responsabili dei magazzini e funzionari che invece mettono il sigillo solo sui contenitori, e persone che andavano a prelevare cibo. Questa cosa è stata ancora più chiara quando abbiamo scavato questi butti che vedete in rosso, cioè delle stanzette che erano state riempite di scarti, di queste cretule scartate, buttate lì dentro, ma buttate in ordine, secondo un ordine che fa pensare a una precedente contabilità, cioè erano mucchietti, gruppetti, tutti con lo stesso sigillo, tutti con lo stesso tipo di operazione, quindi li conteggiavano, li verificavano e poi li buttavano, perché non c'era scrittura, tutto questo è prima della scrittura. Quindi ovviamente finito un periodo amministrativo, che non sappiamo quanto lungo, dovevano buttarle e ricominciare, perché altrimenti si confondevano, non c'era la data, no? Quindi è un sistema sofisticatissimo che nasce in assenza di scrittura e che implica un'organizzazione burocratica, per la prima volta di vera burocrazia, cioè di persone delegate dal potere centrale di svolgere determinate funzioni. E infatti sulla base dei sigilli, tanti, anche lì entra in gioco un'altra scienza, la statistica, abbiamo fatto tanti incroci tra questi materiali, cioè sigilli e contenitori, e sulla base di questo si è visto che c'era una gerarchia di funzionari. Quello che vedete su in alto era una persona che aveva sigillato tutte le porte di tutti i magazzini, quindi era il funzionario capo, diciamo. Poi gli altri due, ognuno dei due era responsabile di un magazzino, di un tipo di magazzino, ed esclusivamente lui. E gli altri invece avevano sigillato via via un magazzino solo, più magazzini ma con lo stesso tipo di chiusura e così via. Cioè sulla base delle operazioni fatte si ricostruisce la funzione di queste persone. Un altro elemento ancora è quello ideologico, cioè non avevano più la religione come c'era naturalmente, ma non come elemento portante e supportante del potere. Quindi che tipo di messaggio ideologico veniva lanciato alle persone? E qui abbiamo dei dipinti parietali bellissimi che sono stati portati in luce dai nostri restauratori e sono conservati in situ, cioè si possono ancora oggi vedere nelle stanze dove stavano, grazie alla conservazione e alla protezione che è stata fatta. E qui vedete queste due figure antropomorfe, uniche per stile, per caratteristiche, che non trovano riscontro per ora su altre cose conosciute, in cui ci sono queste figure umanoidi, insomma, adesso non sappiamo bene cosa rappresentassero, in cui secondo me c'è in basso il famoso sedile, qualcosa con i braccioli, qualcosa che ha a che vedere con questo presunto trono. E l'altra cosa interessante è che queste figure hanno dietro la testa una serie di fiamme. Qui io non ho messo le diapositive perché andremmo troppo per le lunghe, ma delle analisi chimiche fatte sui pavimenti e sulle argille del focolare hanno dimostrato che il focolare che stava alle spalle della stanzetta del trono era un focolare in cui si accendeva un fuoco, diciamo così, sacro, tra virgolette, cioè accendeva il fuoco per il fuoco. Non c'era nessuna traccia di materiale organico di nessun tipo. Quindi non era per cucinare, non era per riscaldare, era una cosa che doveva essere pulita, veniva rintonacato tutte le volte e riacceso il fuoco un'altra volta. E quel fuoco si vedeva dalla finestra che stava alle spalle della piattaforma con il presunto trono. Quindi io ho pensato che queste potrebbero essere una rappresentazione delle fiamme che loro vedevano dietro la testa. Naturalmente è un'ipotesi, non lo sappiamo, insomma, non lo sapremo mai. E l'altra cosa è i dipinti nel corridoio che porta al cortile. Sono di nuovo scene con questi tori stilizzati con lo stesso stile di quegli omini, però qui c'è un cocchiere che tira le redini e sotto c'è un oggetto strano, perché è anche rotto il muro, quindi non sappiamo esattamente, che se voi guardate l'immagine in basso alla vostra destra, quello è un aratro tradizionale. Secondo me poteva essere l'aratro, potevano essere i buoi che trainavano l'aratro.
E l'immagine invece che vedete del sigillo, che di nuovo c'è una figura regale su un carro a slitta con un baldacchino, che sta su un carro a slitta, che vuol dire? Cioè una slitta che ha sotto la superficie delle selci, delle punte, noi vediamo delle punte, ma esistono ancora oggi i cosiddetti tribulum, che sono queste slitte da trebbia, con le selci sotto, e la persona si mette sopra a fare peso, viene trainato da un animale nell'aia e separa il grano dalla paglia. Quindi tutte queste scene, compreso poi anche il cambiamento che c'è nell'allevamento del bestiame, che adesso è prevalentemente nei magazzini, è prevalentemente caprovino, quindi c'è una pastorizia specializzata, quindi gruppi di pastori che vengono coinvolti in questa economia di palazzo. E questo probabilmente per la lana, perché nella trasformazione delle fuseruole abbiamo visto che il peso delle fuseruole, la dimensione delle fuseruole, da specialisti che studiano queste cose, le tessiture, i sistemi di tessitura, ci hanno detto che alcune di queste sono per la lana e altre sono per fibre vegetali. Quindi c'è un incremento delle fuseruole per la lana, quindi probabilmente l'allevamento delle pecore anche per la produzione di lana. Quindi è tutto un mondo che gira intorno alla produzione primaria, all'agricoltura, all'allevamento. A differenza di quello che accadeva in Mesopotamia, vedete sulla sinistra le immagini mesopotamiche, in cui invece c'è il tempio, c'è il potere rappresentato dal cosiddetto re prete, cioè è un'altra ideologia, un'altra iconografia, mentre ad Atlantepe l'iconografia accentua l'aspetto economico produttivo. Poi ci sono anche delle armi che sono ormai famose, queste spade sono le più antiche conosciute finora, e quindi una metallurgia anche molto sviluppata con tecniche di... è una lega di rame arsenico, non c'era ancora lo stagno, usavano l'arsenico per rendere il rame più solido, metallurgia ricca che ha al suo interno argento, oro, piombo e tanti tipi di metallo, che dimostra come Atlantepe sta in un luogo, diciamo così, di un nodo di interazioni con i popoli delle montagne, dove montagne dell'Anatolia, della Turchia nord-orientale, che erano ricche di, e sono tuttora ricche di miniere di rame, e in cui era presente anche l'arsenico, oltre che l'argento. Quindi loro probabilmente hanno fatto un po' da mediatori anche con alcune comunità più a sud, che il metallo non avevano, e anche la ceramica dimostra questa varietà di relazioni in questo periodo, ceramica centro-anatolica, mesopotamica, locale, eccetera. Ma Atlantepe non è un sito urbano, questo è un altro punto di debolezza, non è mai diventata una città, anzi nel periodo del palazzo addirittura la gente, come viene esclusa ed espulsa dai templi e dalle cerimonie, dalle attività pubbliche, viene espulsa dal sito. Cioè la gente probabilmente viveva nella campagna intorno, quindi questo ha dato debolezza a quel potere, perché le persone che vivevano nei villaggi erano autonome economicamente nella loro vita quotidiana, anche se dovevano dare dei tributi o prestazioni di lavoro, e quindi erano in grado di ribellarsi, ed è quello che è successo, io credo, adesso vado veloce, che il palazzo viene bruciato, viene incendiato, distrutto da un incendio violento e mai più ricostruito, cioè il sistema collassa per sempre. Poi la storia continua, ci sono relazioni con varie altre culture, sia mesopotamiche che anatoliche dell'est, del centro e così via, vado avanti velocemente, fasi pastorali, c'è una famosa tomba reale piena di metallo, anche questa indicazione di conflitti tra pastori e agricoltori. Ecco, questo è il materiale di questa tomba reale, in cui c'è la figura guerriera che emerge, che prima non era così evidente, no? Nella fase tra la fine del palazzo e questo momento successivo nasce l'importanza della guerra, perché probabilmente è legata a questi conflitti anche interni. E poi la storia del sito continua con una città, diciamo, un po' più isolata, che però si collega con l'Anatolia centrale, e a un certo punto, verso la fine della sua storia, Atlantepe entra nella sfera di influenza dell'impero ittita, e di nuovo si trova ad essere un sito di confine tra impero ittita e impero assiro. Quindi di nuovo sta un po', fa da cuscinetto, ma la cosa interessante è che quando l'impero ittita collassa, Atlantepe non collassa, anzi, come sito periferico, le autorità locali diventano ancora più forti,
Noi abbiamo un muro di finta gigantesco, cioè abbiamo edifici imponenti, e da questa nuova fase nasce un regno autonomo di cui Atlantepe diventa la capitale, e a questo punto sappiamo il nome, che si chiamava Melid o Meliddu, che vuol dire miele peraltro, in cui ci sono delle bassorilievi, ci sono edifici importanti, diventa la capitale di un regno neoittita. Non posso ovviamente fermarmi su tutto questo. Quindi Atlantepe documenta tre cose fondamentali, che sono state uno dei motivi per cui è, diciamo, la rappresentazione di questi fenomeni e che hanno dato anche il via, diciamo, all'approvazione dell'UNESCO: i rapporti tra culture diverse nel corso della storia, le relazioni politiche tra stati e la nascita dello Stato e della burocrazia, che qui è documentata, non che non nascesse anche in Mesopotamia, certamente, ma in una forma diversa, meno laica, e questo è un processo che ha una sua originalità e una sua autonomia. Quindi tutto questo andava mostrato. E qui entra l'ultimo punto, e poi mi taccio, che è quello della comunicazione della scienza. Quando si comunica, qualunque scienza, non solo l'archeologia, secondo me quello che bisogna comunicare non è il monumento, non è l'oggetto bello, è la storia che quelle cose rappresentano, quando noi l'abbiamo chiara. Cioè c'è un'elaborazione, come anche nella scienza, cioè noi dobbiamo prima capire, gli scienziati devono prima capire e poi devono trovare il modo di far capire agli altri, dando anche agli altri gli strumenti per capire se quello che sentono può essere giusto o sbagliato. Cioè noi dobbiamo dare gli strumenti critici, e questo è quello che abbiamo cercato di fare con la musealizzazione di Atlantepe, che adesso è un museo all'aperto, si può visitare. Abbiamo fatto questa tettoia di cui non vi posso dare adesso i dettagli, ma che è stata studiata per molti anni proprio per risolvere certi problemi sia estetici, sia di conservazione e sia di preservazione anche dei livelli sottostanti. Non c'è un buco, sono tutti solo appoggiati questi pali. E i pannelli che illustrano questa visita devono comunicare la storia, ma anche come si è arrivati a quella storia, cioè la ricostruzione delle attività come noi l'abbiamo fatta. Quindi ci sono dei pannelli che raccontano come l'archeologo arriva a dire quelle cose, no? E abbiamo anche messo fuori dal sito, nel percorso che conduce al sito, questi quattro pannelli che sono enormi lì nella strada, che fanno delle domande al pubblico senza dare le risposte. Cioè dovrebbero servire a stimolare la curiosità del visitatore. Come è nato il potere? Come è nata la produzione di massa? Come è nata la burocrazia? Come è nata la guerra? E procedendo ed entrando nel sito trovano questo pannello che scrive: 5.000 anni fa, vicino all'Eufrate, nasceva lo Stato. Quindi il pubblico sente che visitando il sito troverà, speriamo, risposta a questi quesiti. Quindi adesso la cosa con cui chiudo è l'importanza del rapporto con la popolazione locale, che è diventata parte integrante non solo del processo di conoscenza, perché gli operai che scavano con noi da generazioni conoscono, sanno, partecipano a tutti gli effetti, ma anche la popolazione della città, la popolazione intorno, che ormai sente che questo è un patrimonio loro. Quando c'è stata l'approvazione dell'UNESCO sono venuti tutti a ringraziarmi, mi hanno portato un regalo, perché hanno sentito che quella cosa che era stata approvata era il riconoscimento della loro storia, della loro radice, e oggi lo proteggono. Qui ho messo qualche immagine così anche spiritosa, la squadra di calcio che scende in campo con lo striscione con Atlantepe UNESCO, ma soprattutto quel pannello sulla destra che è messo in città, è all'entrata di un monumento in cui in turco c'è scritto Toplum Atlantepe Saiplenior, che significa la popolazione si prende cura di Atlantepe. Ed è così, perché noi non abbiamo mai avuto uno scavo clandestino in tutti questi anni, perché la gente del posto controlla e appena vede una persona sospetta immediatamente avverte il guardiano. Cioè è una cosa loro, e quindi la proteggono come cosa loro, e questo credo che sia proprio
il risultato più bello che io potevo avere in tanti anni di carriera in questo posto. Grazie. Grazie mille per averci raccontato questa affascinante storia. Se ci sono delle domande dal pubblico, direi che possiamo iniziare. Prego. È acceso? Sì, salve, buongiorno. Buongiorno. No, la mia è una curiosità riguardo le tempistiche che passano dal momento in cui c'è il primo scavo, prendiamo l'esempio di quella della Turchia, al momento finale in cui c'è la complessiva ricostruzione storica dell'organizzazione della civiltà, eccetera. Mi pare di capire che sono decenni, quindi diciamo che il primo riconoscimento dei reperti iniziali a quello che presenta come era organizzata quella cultura e l'organizzazione sociale sia una questione di passaggio da nonno a nipote quasi, o sbaglio? No, non sbaglia, è una, come ho detto, un lavoro lunghissimo che però ha delle tappe, non è che si aspetta l'ultimo momento per capire, no, che lì c'è qualcosa di importante, di interessante. Ovviamente questa conoscenza cresce, si dilata, si amplia. Ma già da subito, per esempio, quando abbiamo cominciato a scavare il palazzo, è stato il primo pezzo di palazzo portato in luce perché sta sotto tanti livelli soprastanti, quindi per arrivarci ci è voluto tanto tempo. Abbiamo avuto subito la percezione che lì c'era qualcosa di grosso, perché il monumento era imponente, perché aveva delle caratteristiche particolari, perché era... E anzi, le dirò di più, ancora prima, questo quando io sono arrivata, cioè era il 79, ma ancora prima, quando hanno cominciato lo scavo lì, è cominciato perché Atlantepé si conosceva come sito ittita, o meglio neo-ittita, perché i francesi avevano lavorato in quel sito negli anni 30, portando in luce una porta urbica con dei bassorilievi, dei leoni, per questo si chiama Atlantepé. Aslan vuol dire leone. E Tepe è collina, quindi è la collina dei leoni. Quindi si sapeva che era un sito importante, ma più per la parte ittita. Quindi quando hanno cominciato quello che è stato il mio maestro, il professor Puglisi, insieme a un ittitologo dell'Università di Pavia, Piero Meriggi, sono andati, hanno chiesto la concessione di scavo. Peraltro interessante, ho visto per la prima volta qualche tempo fa il documento della concessione di scavo data a Delaporte, data ai francesi, con la firma di Ataturk, quindi è proprio una cosa molto vecchia. Ma quando anche gli italiani hanno cominciato nel 1961, pensavano ad un sito ittita. Poi a un certo punto Alba Palmieri, che era allora assistente del professor Puglisi, ha deciso di fare un sondaggio dall'altra parte del Tell e ha trovato il primo tempio del palazzo. Non si sapeva che era del palazzo, cioè un edificio che aveva tutte queste caratteristiche, che era antico. Lei ha capito dal materiale che era del quarto millennio. Quindi a quel punto la strategia è cambiata e piano piano si sono spostati verso quell'altra parte del Tell e hanno cominciato a indagare quella. Quindi diciamo sono delle tappe, no? Che ovviamente richiedono tempo. Per questo dico, non si può pensare di avere, bisogna sapere che tipo di informazioni o di risultati si vogliono avere. Se io voglio sapere solo cosa c'è, quali periodi sono rappresentati in quel sito, va bene, faccio un sondaggio e lo so. Ma se io voglio ricostruire la storia di quel sito, devo sapere che devo non solo avere tanto tempo a disposizione, ma devo modificare le strategie a seconda di quello che via via viene fuori. Volevo sapere se c'era qualche collegamento fra Aslan Tepe e il sito di Göbekli Tepe. Allora, collegamento diretto no, nel senso che il sito di Göbekli Tepe è molto più antico, parliamo del decimo millennio anticristo, ed è un'altra fase storica importante di quell'area della Turchia, che è il momento
di passaggio dalle comunità di cacciatori raccoglitori alle comunità che cominciano a praticare l'agricoltura. A Göbekli Tepe ancora non c'è agricoltura, ma c'è un passaggio fondamentale secondo me, che è il passaggio in cui queste comunità che si muovono su tutta quella fascia che è la cosiddetta parte nord della mezzaluna fertile, chiamata così perché è un arco in cui crescono i cereali selvatici. I cereali selvatici, grano e orzo selvatico, crescevano in abbondanza, cioè erano campi molto ricchi. Quindi chi viveva in quelle zone o attraversava quelle zone usava quella risorsa come che diventava sempre di più una risorsa base. E da lì nasce poi piano piano la conoscenza dei cicli riproduttivi della pianta, del modo in cui si riproduce, e nasce l'agricoltura. Göbekli Tepe sta in questa transizione. E quindi costruiscono questi grandi templi, chiamiamoli così, insomma santuari o edifici di culto, secondo me per servire una popolazione nomade, cioè una sorta di luoghi di pellegrinaggio diventano, in cui chi si muoveva con le stagioni, no, inseguendo le prede o per la raccolta dei cereali selvatici, in quel luogo trovava un qualcosa che attraverso il culto, le cerimonie, eccetera, in qualche modo creava coesione tra questi gruppi. Perché il rischio è, quando comincia questo passaggio, è che nascono i conflitti tra i primi agricoltori e i cacciatori raccoglitori, perché i primi agricoltori hanno bisogno di sedentarizzarsi, quindi di mettere in qualche modo il loro diritto sulla terra, perché altrimenti seminano e poi se le raccoglie qualcun altro, quindi devono stabilire dei criteri. Questo entra in conflitto con chi li deve attraversare. Allora, in questo momento di transizione, perché c'è solo in quel periodo lì questi fenomeni, dopo spariscono con l'agricoltura piena, quindi secondo me sono siti di pellegrinaggio con questo enorme impiego di lavoro umano, perché sollevare quelle stele gigantesche, cioè la gente partecipa e c'è evidentemente un'organizzazione, ci sono dei capi che coordinano queste cose proprio per diciamo creare questa coesione, ma è una fase molto più antica. Allora, l'unico legame che c'è con Aslan Tepe è che tutti e due i siti stanno in quest'area del Vicino Oriente, che ha avuto in queste due tappe fondamentali per la storia dell'umanità un ruolo importante, cioè la nascita dell'agricoltura e la nascita dello Stato. Però sono due momenti diversi che non hanno relazione diretta. Allora, volevo chiedere come si faceva bene a distinguere la tipologia di strati, ovvero come si faceva per esempio a distinguere il pavimento dal crollo, da per esempio il livellamento. Certo. Giusta domanda. Naturalmente io poi purtroppo a volte si danno per scontate delle cose che scontate non sono. Allora, solitamente quello che trovi sui pavimenti, quando sono soprattutto distruzioni, come sono quasi sempre questi siti, trovi gli oggetti, tanti oggetti sparsi sul pavimento. Trovi molto materiale bruciato, quindi trovi le travi del tetto che gli sono cadute sopra, quindi se le travi del tetto stanno sopra vuol dire che quello che stava sotto era dentro la stanza. E poi è soprattutto il lavoro di ricostruzione a posteriori che anche ti dà la risposta, perché una volta che tu hai visto che tutti quei pezzi attaccano e formano un vaso intero o 10 vasi interi, vuol dire che quei vasi stavano lì, non sono frutto di cose buttate, di rifiuti. Mentre negli strati, gli strati di crollo li riconosci perché hanno tanti mattoni, perché hanno anche quelli sotto le travi, cioè la trave e poi crolla il resto. Invece gli strati di colmata li riconosci perché intanto hanno molto meno materiale bruciato e in genere anche il deposito proprio geologico è un po' diverso, cioè il tipo di più sciolto, molto meno compatto, no? Non ci sono tutti quei pezzi di mattoni, non ci sono. E poi per il materiale che ci trovi dentro, perché trovi frammenti che non attaccano, quindi quando poi tenti il lavoro di ricostruzione non attaccano, quindi erano proprio frammenti già rotti e gettati via, oppure presi dal terreno intorno, no? Che c'erano dei frammenti sparsi, presi e buttati dentro.
E non solo non attaccano, ma spesso anche sono degli oggetti, come posso dire, più antichi di quello che è il materiale che c'è sotto. Cioè, questa è una cosa strana, no? Perché la stratificazione normale, tu c'hai sotto il più antico e poi via via il più recente. In questo caso, in moltissimi casi l'abbiamo trovato questo. Tu trovi il materiale in basso sui pavimenti che di un certo periodo, quello nei crolli dello stesso periodo e quello sopra di un periodo più antico. Perché è materiale che hanno preso da strati che erano lì vicino, terra, e buttato dentro dopo. Quindi c'è una stratigrafia inversa, invertita. Ok, abbiamo finito il tempo. Vi ringrazio per aver partecipato e buon proseguimento, sperabilmente. Grazie a voi.